Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Potrei dire sullo stesso terreno che la sanità italiana è stata rovinata quando l'abbiamo messa nelle mani dei comunisti che hanno governato le regioni, dandoci i peggiori servizi sanitari e il più grande debito pubblico che cresce in Emilia Romagna, lei dice. Quindi parliamo di responsabilità di governo. In Emilia Romagna, ad esempio. Tutta quanta la sanità italiana al 90% è governata dalle regioni che formano naturalmente la catena di comando. Quindi, in alcune regioni Lombardia, come la Liguria di Toti, ci sta una sanità che funziona, non è un mistero. E in Emilia Romagna invece in Emilia Romagna va male. C'è una Castellone, sanità Toti, poi arriviamo a Capranica, ma soprattutto a Balivo. Ma che costa, come hanno calcolato quelli che studiano il debito pubblico italiano, che raddoppia con la istituzione delle regioni, quando esiste un patto tra la Democrazia Cristiana e l'opposizione del tempo, per cui ci cedono quote di potere. Rotondi, scusi, se lei vuol contestare, alle regioni se vogliamo rosse, aprire una discussione sul fatto che la sanità debba essere o meno gestita dalle regioni, è un tema, ma che lei dica che i problemi della sanità sono colpa delle regioni comuniste, cioè in che constato che sicuramente governate la Campania, dove l'unico presidio sanitario governiamo, in Campania e in Puglia dove governate voi, il presidio. Blocchiamo questa lezione di storia, facciamoglielo dire. In Puglia l'unico presidio sanitario è l'aeroporto, la magnificenza della Campania quando era governata dalla Democrazia Cristiana la ricordiamo tutti, poi purtroppo c'è stato le confermo che la rimpiango. Sentiamo prima Castellone e poi lei replica.